Allison Tour sbarca a Manduria, domani terza tappa. Il governo e la politica a confronto con i campioni delle imprese della logistica del Mezzogiorno. 7 morti, di cui 3 italiani, 8 feriti e 14 dispersi. Il bilancio del crollo del serracco di ghiaccio sulla Marmolada. Ritrovate e messe in salvo 4 persone. Il premier Draghi, lavorare perché non accada più. Continua la crescita dei contagi, più 50% ogni 7 giorni. 1 milione gli italiani in isolamento. Il sottosegretario Costa, necessario rivedere la quarantena. Mosca va avanti con l'offensiva dopo la conquista del Lugansk. Kiev al tavolo dei negoziati solo dopo il cessate il fuoco. Mattarella Biden, centrale il legame transatlantico. Boom di turisti a luglio, quasi 6 milioni di pernottamenti nel primo weekend. Nuovo record di presenze in Sardegna, più 15% rispetto ai livelli pre-crisi. Nessuna ripresa per il mercato auto italiano. Nel primo semestre immatricolazioni in calo del 22,7% rispetto allo scorso anno. Buonasera. Abbiamo aperto oggi il nostro telegiornale con un video di presentazione della tappa pugliese di Allison Tour alla scoperta del Mezzogiorno, terzo appuntamento del ciclo di eventi partiti con successo lo scorso 24 maggio nella sede nazionale di Alice a Roma, proseguiti a Castel dell'Ovo, a Napoli a metà giugno e che domani arriverà appunto nella masseria Lireni a Manduria, in provincia di Taranto. Il programma della giornata, ricco di incontri e dibattiti, vedrà la presenza di alti rappresentanti di governo e dei grandi protagonisti del mondo della logistica e dei trasporti e più in generale dell'impresa del Mezzogiorno. In apertura dei lavori la relazione introduttiva del presidente di Alice, Guido Grimaldi. Si concluderà invece la giornata con un'esclusiva intervista di Bruno Vespa al neoeletto presidente dell'ICS Emanuele Grimaldi. Ancora una volta l'Associazione Logistica per l'Intermodalità Sostenibile metterà in campo le forze migliori per ragionare sulla strategia vincente per favorire lo sviluppo del sud del nostro paese. Intanto però vi proponiamo l'intervista rilasciata a margine della tappa napoletana di Allison Tour da Francesco Casilli, AD di Casilli Enterprise. Ci sentiamo parte integrante di un gruppo, un cluster importante. Un cluster che ha una propensione particolare verso l'innovazione, verso la sostenibilità, verso il modus operandi dell'intermodalità che sembra essere uno dei modus operandi più sostenibili in assoluto. È chiaro che siamo convinti che attraverso l'interlocuzione con altre organizzazioni possiamo beneficiare tutti di una nuova visione, di una progettualità comune da dover portare avanti, quindi da una parte nuove idee, dall'altra parte spinta propulsiva per le idee che si hanno già all'interno della propria organizzazione e che non potrebbero decollare se non con una forza tale come Alice. Aspetta, ma secondo lei, per svilupparlo davvero questo Mezzogiorno, qual è la mossa vincente? La mossa vincente per sviluppare il Mezzogiorno è sicuramente forzare sulle aree ZES e sui porti. Il Mezzogiorno è una piattaforma naturale, un hub strategico, logistico, un hub energetico e quindi siamo convinti che attraverso da una parte il potenziamento dei porti e delle infrastrutture che possano collegare i porti e gli interporti, quindi collegare l'intermodalità marittima a quella ferroviaria, unitamente alle zone retroportuali su quale ci attendiamo una sburocratizzazione che dovrebbe essere la particolarità delle zone ZES insieme ad una diminuzione della tassazione e inoltre anche degli incentivi diversi per le fonti energetiche rinnovabili, dato che il Mezzogiorno potrebbe essere leader in Europa per questo. Dopo l'evento di domani a Manduria, il tour estivo di Alice alla riscoperta del Mezzogiorno si concluderà a Catania il prossimo 2 agosto. L'iniziativa, lo ricordiamo, fa seguito al grande successo di Letexpo e rappresenta una nuova occasione di confronto tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale, con l'obiettivo di valorizzare l'importanza strategica del trasporto e della logistica, in particolare la centralità del Sud nel sistema produttivo nazionale e nello scenario europeo. Cambiamo decisamente argomento e siamo alla cronaca. E di almeno 7 morti, 8 feriti e 14 dispersi accertati, dopo che 4 persone sono state rintracciate e sono in salvo, il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un serracco sulla Marmolada. 2 feriti in particolare versano in condizioni gravissime e sono ricoverati in terapia intensiva. Lo riferiscono le autorità, aggiornando un bilancio che si sta aggravando di ora in ora.
Secondo i soccorritori, infatti, sono praticamente nulle le possibilità di trovare ancora sopravvissuti. Inoltre, il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha costretto anche i soccorritori a sospendere temporaneamente le operazioni di ricerca. Fra le vittime si contano 3 italiani, più altre persone che devono ancora essere riconosciute. Per il Presidente del Consiglio Mario Draghi, giunto a Canazzene il pomeriggio per fare il punto con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, soccorritori e autorità locali, il dramma dipende dal deterioramento ambientale e il Governo prenderà provvedimenti perché quanto è accaduto possa essere evitato in futuro. Questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, gli italiani si stringono a loro con affetto. Il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti, perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. In mattinata, telefonata di cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti e al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per esprimere solidarietà ai familiari delle vittime. Per quanto riguarda la dinamica del disastro, alla base del crollo ci sarebbe il gran caldo di questi giorni. Proprio nel giorno precedente al crollo sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, 10 gradi circa in vetta. Domenica, ieri dunque, risulta essere stato finora il giorno più caldo del 2022. L'emergenza siccità è tra le priorità nell'agenda di governo e regioni. Allo stato attuale si delinea un'operazione in 2 tappe. Dovrebbe partire a breve un Consiglio dei Ministri per approvare la richiesta di stato d'emergenza per siccità avanzata nei giorni scorsi da 6 regioni, alle quali oggi si è aggiunta anche l'Umbria. Il secondo tempo dell'operazione scatterebbe in occasione di una nuova riunione del CDM che dovrebbe dare il via al nuovo decreto per arginare l'emergenza. Il governo in tale circostanza dovrebbe nominare un commissario straordinario che sarà chiamato a coordinare gli interventi strutturali previsti dal decreto. Il commissario straordinario, che si avvarrà di una struttura composta da 30 unità, potrà contare dello strumento dell'ordinanza in deroga per realizzare con maggiore celerità gli interventi di ammodernamento volti alla riduzione delle perdite d'acqua. Verificherà inoltre l'adozione da parte delle regioni delle misure per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica e segnalerà le inadempienze dei gestori. Intanto però, come era prevedibile, il quadro sta peggiorando anche dal punto di vista dei raccolti, con la Coldiretti che stima in 30% le perdite provocate dalla siccità nella raccolta del riso. Svolta verde per la BCE, che d'ora in avanti terrà conto del cambiamento climatico nei suoi acquisti di obbligazioni societarie, nel quadro delle garanzie, nei requisiti di informativa e nella gestione del rischio in linea con il suo piano d'azione per il clima. Il Consiglio direttivo della BCE ha infatti deciso di adottare ulteriori misure per includere le considerazioni sui cambiamenti climatici nel quadro di politica monetaria dell'Eurosistema. Tali misure, spiega l'Istituto in una nota, sono concepite nel pieno rispetto dell'obiettivo primario dell'Eurosistema di mantenere la sostenibilità, la stabilità dei prezzi, mirando a tenere maggiormente conto del rischio finanziario legato al clima nel bilancio dell'Eurosistema e a sostenere la transizione verde dell'economia in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione Europea. Inoltre si incentiverà la trasparenza di aziende e istituzioni finanziarie riguardo le emissioni di carbonio. Con queste decisioni stiamo trasformando il nostro impegno nella lotta al cambiamento climatico in un'azione reale, afferma la Presidente della BCE, Christine Lagarde.
E veniamo ora alle ultime notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina. Dopo settimane di duri scontri, le forze di Kiev hanno annunciato il ritiro da Lysychansk, l'ultimo roccaforte di Kiev nell'oblast di Lugansk, nell'est del paese. Per il ministro della difesa russo, le perdite dell'esercito ucraino sono state di 5.000 unità, di cui più di 2.000 uccisi. I russi avanzano ora sulla città di Seversk, nell'oblast di Donetsk, da due direzioni, come ha annunciato il ministro dell'Interno nell'autoproclamata Repubblica del Lugansk. Ciononostante, il presidente ucraino Zelensky ribadisce comunque le proprie condizioni per sedersi al tavolo, prima fra tutte il cessate il fuoco. Nuovo appello di Papa Francesco per la pace. In un'intervista concessa all'agenzia Reuters, il pontefice annuncia la possibilità di un viaggio a Mosca e uno successivo in Ucraina, dopo quello del Canada di fine luglio. Intanto è in corso a Lugano la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, 6,2 miliardi già mobilitati dall'Unione Europea a sostegno del Paese, ha fatto sapere la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso del suo intervento, annunciando lo stanziamento di ulteriori risorse, anche ancora da quantificare, utili per la ricostruzione delle aree distrutte dal conflitto. Bruxelles poi punta gli occhi sull'applicazione delle sanzioni alla Russia. Si va verso l'istituzione di un'autority di controllo ad hoc. In attesa di nuove misure contro Mosca che potrebbero colpire l'oro e altri prodotti ad alta tecnologia, l'Unione Europea vuole stringere le maglie delle sanzioni già adottate con i 6 pacchetti finora varati per renderle ancora più efficaci. È in questa ottica che a Bruxelles si sta valutando la possibilità di istituire un'authority ad hoc con il compito di vigilare su come le misure prese a livello europeo vengano poi applicate dai singoli paesi membri. La commissaria europea per i servizi finanziari, Reid McGuinness, ne ha parlato in un'intervista pubblicata dall'edizione online del Financial Times, esprimendo il suo sostegno all'iniziativa e illustrando alcune delle ipotesi su cui stanno già lavorando i funzionari europei. Qualsiasi cosa che possa aiutare gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni attraverso una supervisione e un coordinamento sarebbe un plus, ha detto la commissaria. Sostengo l'idea di avere una visione d'insieme delle sanzioni e della loro applicazione. I paesi europei, come evidenziato solo poco pochi giorni fa anche il Consiglio, hanno definizioni molto diverse tra loro di ciò che costituisce una violazione delle misure restrittive e di come questa debba essere punita. Una situazione che può facilitare l'aggiramento delle sanzioni decise a livello europeo e diminuirne l'impatto sulla Russia. Il Consiglio ha quindi proposto che questo sia considerato un euro reato da punire penalmente. Intanto però dall'Algeria arriva un duro colpo per l'Europa. Visto il generale rincaro dei costi sul mercato internazionale, la compagnia algerina di idrocarburi Sonatrach avrebbe annunciato di voler aumentare i prezzi del gas e di aver già avviato contatti con alcuni partner europei per rivedere le clausole contrattuali delle forniture. Si salva dalla rinegoziazione l'Italia dal momento che i recenti accordi siglati da Eni sono blindati sino al 2027. L'Algeria batte cassa e chiede un aumento del prezzo del gas esportato in Europa. La D di Sonatrach, Tufik e Car ha annunciato di aver avviato contatti con i partner europei per rivedere le clausole contrattuali delle forniture dopo la fiammata dei prezzi sui mercati internazionali. Ma l'Italia non rientra nel nuovo round di confronti. Si è mossa in tempo per garantirsi nuovi approvvigionamenti e i contratti che legano la società algerina con l'italiana Eni arrivano fino al 2027. La decisione della Sonatrach suona comunque come un allarme sul delicato mercato del gas, nel quale ogni piccola fiamma di sollecitazione può accendere un incendio speculativo. L'ultimo alert era arrivato dall'annuncio russo di voler chiudere il gasdotto Nord Stream, che serve soprattutto alla Germania ma anche l'Italia, per una manutenzione che durerà 15 giorni. Questo comporterà che ci sarà ancora meno gas e i prezzi aumenteranno perché il mercato del gas è speculativo, ha detto con crudo realismo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, e ci sarà una ulteriore corsa all'accaparramento. Il numero uno della compagnia algerina non ha fatto nomi, ma ha spiegato di aver raggiunto già con 3 partner l'aumento dei prezzi del gas naturale esportato. L'Algeria, dopo la Russia e la Norvegia, è ora il più grande fornitore di gas europeo, inviato attraverso gasdotti verso Spagna e Italia, ma anche attraverso gas liquefatto caricato sulle navi.
Si terrà domani ad Ankara l'atteso vertice intergovernativo tra Italia e Turchia, il primo da 10 anni a questa parte. Tanti temi che verranno discussi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e dal Capo dello Stato turco Erdogan, dall'obiettivo condiviso di elevare il volume degli scambi commerciali da 20 a 30 miliardi di dollari all'anno, al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Ankara e Roma, ma anche con l'Unione Europea e ovviamente il conflitto in Ucraina e anche il processo di riconciliazione nazionale in Libia. Il bilaterale, a cui prenderà parte anche il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, avverterà in modo particolare sul tema della sicurezza alimentare, con la necessità di creare dei corridoi sicuri attraverso cui far passare le navi cariche di grano dai porti ucraini bloccati. Ankara ha infatti un ruolo strategico nella partita per sbloccare il grano nei depositi dei porti ucraini. Il capo del governo, anche al G7 e al vertice NATO, ha rimarcato come occorra agire al più presto per evitare che si arrivi ad una carestia senza precedenti. Veniamo ora alle principali notizie sulla pandemia. Continua l'impennata dei contagi in Italia con l'arrivo dell'ondata estiva trainata dalla sottovariante Omicron 5. I positivi risultano in crescita del 50% ogni 7 giorni, mentre sono già 1 milione gli italiani in isolamento. Uno scenario destabilizzante che secondo gli esperti potrebbe toccare l'apice entro metà luglio, mettendo a rischio i principali servizi del paese. Da qui le prime richieste del governo di rivedere la quarantena almeno per gli asintomatici. Secondo il sottosegretario alla salute Andrea Costa è un ragionamento necessario per impedire un lockdown a livello nazionale. Proprio sull'andamento del quadro epidemiologico vediamo nei dettagli con il prossimo servizio. La curva dell'epidemia di Covid cresce ormai in modo esponenziale a livello nazionale, come non accadeva dal novembre scorso, e nei pronto soccorso si tornano a vedere casi di polmonite e un gran numero di casi asintomatici individuati grazie al test obbligatorio. E quanto sta accadendo in questa ondata estiva, nella quale è caduto in moltissimi casi l'obbligo di indossare le mascherine? A portare allo scoperto queste realtà sono il Nobel Giorgio Parisi e il presidente nazionale del Servizio Sanitario di Urgenza 118 Mario Balzanelli. Una situazione nella quale, secondo i due esperti, non è comprensibile che si riduca l'obbligo di indossare le mascherine. Ci troviamo in una situazione seria nella quale, ha rilevato Parisi, i casi raddoppiano in poco più di 10 giorni e cominciano ad avere effetti anche sui ricoveri, che fra 10 giorni potranno superare i 10.000 nei reparti ordinari, mentre gli ingressi nelle terapie intensive sono raddoppiati rispetto ad un mese fa. A completare il quadro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel suo report esteso sul Covid-19, indica che i casi di reinfezione sono aumentati in Italia del 9,5% nell'ultima settimana rispetto a quella precedente e osserva inoltre che in questa fase, caratterizzata dalla circolazione di varianti altamente trasmissibili, c'è verosimilmente stato un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza, cosa che potrebbe portare alla sottostima del tasso di incidenza. Boom di turisti a luglio. Complice il caldo da record, il mese si è aperto con un'accelerazione dei flussi turistici che nel weekend appena trascorso ha fatto registrare quasi 6 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive. A trainare la forte ripresa del settore, soprattutto la Sardegna, che secondo il governatore Christian Solinas quest'estate farà registrare presenze da record pari al più 15% rispetto ai livelli pre-crisi. In merito abbiamo ascoltato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, per tracciare un bilancio sull'andamento della stagione nell'area nord dell'isola, ponendo poi particolare attenzione alle conseguenze economiche dovute al conflitto bellico ancora in atto. Olbia, in generale la Costa Smeralda, da decenni è un fiore all'occhiello del turismo italiano ed estero. Suo malgrado si è trovata coinvolta quest'anno nel gravoso quadro geopolitico legato ovviamente alla situazione bellica tra Russia e Ucraina. Quali saranno le ricadute per il territorio da un punto di vista economico? Non c'entra niente il cittadino russo o i cosiddetti anche oligarchi con quello che è invece lo sviluppo e l'iniziativa assunta da Putin. La colpa della guerra è di Putin, non è colpa delle persone. Non tutti sono andati a portare via
il tesoro dalle vecchie imprese russe o da quant'altro. Molte persone hanno fatto fortuna lavorando, così come esiste in tutte le altre parti del mondo. Questa limitazione naturalmente per noi è molto gravosa, perché si riduce una buona parte del PIL territoriale, non soltanto cittadino ma anche territoriale, che riguarda l'intera Costa Smeralda, e questo naturalmente a noi dà molto fastidio. Il ruolo dell'intermodalità per Olbia qual è? Il ruolo fondamentale, se non si riesce, così come da sempre viene svolta in questa parte di territorio sardo, l'intermodalità vera, e cioè i mezzi arrivano e passano dal mezzo gommato a quello navale e poi ridiscendono a Livorno o in altri porti, e la gente può tranquillamente prendere la propria macchina, salire in nave, dormire e poi sbarcare l'indomani, penso che questo sia uno dei modi più importanti della intermodalità per movimentare uomini e mezzi. Nessuna ripresa per il mercato auto italiano. A giugno le immatricolazioni sono risultate in calo del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, segnando un meno 22,7% nel primo semestre di quest'anno sul corrispondente periodo del 2021. Confermata la caduta delle motorizzazioni tradizionali, mentre nonostante gli incentivi, secondo i dati dell'URAE, a diminuire sono anche le vendite di veicoli elettrici. Dalla strada al mare, dati positivi per i porti di Genova e Savona Vado Ligure. A maggio i due scali hanno movimentato complessivamente oltre 6 milioni di tonnellate di merci, registrando una crescita del 5% rispetto ai livelli pre-crisi. Nel dettaglio, il volume di carichi movimentato nel porto di Genova è aumentato del 2,7% rispetto allo scorso anno, mentre in quello di Savona Vado l'incremento in termini tendenziali è stato pari al 24,3%. Passo in avanti di Caronte in Turis per il potenziamento dell'attività di trasporto nello stretto di Messina. In merito al progetto di realizzazione di un nuovo approdo in località Pentimele, in corrispondenza del varco nord del porto di Reggio Calabria, il TAR di Catania ha rigettato il diniego della concessione da parte dell'autorità di sistema portuale dello stretto, ritenendo a prioristica l'asserzione secondo cui Reggio Calabria e Villa San Giovanni siano un unico mercato rilevante. Era questa l'ultima notizia della giornata, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che domani la nostra abituale programmazione subirà delle variazioni in funzione dell'evento pugliese di Aliso Tour, per cui l'edizione del TG News andrà in onda alle 18.30 anziché alle 19, a presentazione della giornata di lavori sul mezzogiorno che avrà luogo presso la masseria Lireni. Vi ricordo inoltre che l'intera iniziativa verrà integralmente trasmessa in diretta a partire dalle ore 19 su tutti i nostri canali social. Grazie ancora per l'ascolto e buon proseguimento di serata.